Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon quel che volete come sempre. Ciao a tutti, bentrovati, questa è la settima puntata, già sette, di Radio Onde Medie, la web radio delle scuole medie Manzoni di Trento. Io al solito sono Luca e sono particolarmente contento questa puntata, devo dire, perché abbiamo delle belle, belle, belle cose. Non che le altre puntate fossero state brutte, però questa sono particolarmente contento. Vediamo, c'è la prof Sessa, ciao prof. C'è Denise, ciao Denise, ciao Michelangelo, ciao Amedeo, ciao prof Giovanazzi e soprattutto ciao Moira. Ciao Luca, ciao a tutti i cari colleghi che ci stanno seguendo e a tutti i cari ragazzi, Denise, Diana, Matilde, Pietro, Michelangelo si stanno aggiungendo piano piano. Benvenuti a questa nuova puntata e ciao anche a Francesca. Ciao, ciao Moira, ciao Luca, ciao ragazzi, ciao prof, a tutti, manzoniani ma anche chi è della primaria, perché sappiamo che qualcuno ci ascolta anche dalla primaria, quindi niente, siamo pronti per iniziare questa puntata appunto piena di sorprese. Passo la parola a Luca così. Oh, buongiorno prof Di Florio, appena arrivato. Ciao prof Di Florio, quanto tempo? Sarà un paio di ore dalla riunione. Comunque, salutiamo anche Claudio, finalmente me ne sono ricordato all'inizio puntata, sono bravissimo. Ciao Claudio, scusami, che ci supporta sempre alla parte tecnica. E passiamo subito agli aggiornamenti, aggiornamenti dei contributi. Se state vedendo la nostra copertina vedrete che abbiamo ben tre nuovi disegni. E ce ne parla Moira. Sì, allora ci è arrivato il disegno di Beatrice di Prima G, che ha realizzato una nuova copertina della radio Onde Medie, dove la R di radio ha una bellissima chiave di violino. Beatrice, se ci sei e riesci a partecipare, siamo contentissimi. Di solito c'è, quindi ti stiamo aspettando. Poi sono arrivati due disegni dalla terza E, da parte di Alice e di Elisa. Entrambi hanno a che fare con il tema della luna. E a questo proposito, oggi è luna piena, quindi stasera alzate gli occhi al cielo e guardate la prima luna piena di Radio Onde Medie, che è in realtà anche la quarta superluna del 2020. Questa luna, perché si chiama superluna? Perché è un pochettino più vicina a noi del solito e quindi sembra un po' più grande e un po' più luminosa. Quindi guardiamo la luna e grazie molte ad Alice e ad Elisa della terza E per i loro bellissimi disegni sulla luna e a Beatrice per la nuova copertina. Ricordiamo anche che Andrea ci ha mandato un disegno stamattina, ma non siamo ancora riusciti ad inserirlo, ma lo ringraziamo e gli diciamo che lo vedrà nella copertina di giovedì. Esattamente, quindi avremo nella copertina il nuovo disegno anche di Andrea. E Francesca, che ci aspetta oggi? Allora, oggi vi ricordo che a fine puntata avremo un'altra parte delle poesie bellissime della seconda F sulla paura, quindi rimanete, mi raccomando, fino alla fine per sentire queste bellissime poesie. Non vi posso anticipare la sorpresa che sentiremo, diciamo, circa inizio puntata, perché altrimenti non è più divertente la cosa, quindi sappiate che comunque è una sorpresa bellissima e è una sorpresa che arriva da parte vostra, perché a noi dell'ICI 36 piace molto quando partecipano in prima persona i nostri alunni, così come, se volete, potete andare a vedervi i divertentissimi video che ci sono sulla Scuola Accesa della interpretazione della loro canzone e della loro sigla, quindi la Scuola Accesa, l'iniziativa dei maestri delle nostre scuole primarie tutte le sere alle 8, oppure potete anche andare a rivederlo sul canale YouTube del nostro istituto. Ecco, quindi Luca, mi sembra di aver detto tutto. Esatto. Perché di più non posso dire. Si sente che non siamo più nella pelle oggi noi comunque, premiamo più del solito. Quindi passiamo alle cose importanti, i compleanni. Abbiamo Gerta della prima C, Fabia della seconda D, che hanno fatto il compleanno il 5 maggio. E oggi, proprio oggi, abbiamo il compleanno di Emanuele della prima E, che festeggia appunto gli anni proprio oggi. Quindi auguri a tutte e tre.
Ma soprattutto oggi anche abbiamo due fedelissime ascoltatrici da festeggiare: la professoressa Corda, che ha compiuto gli anni il 5, e la professoressa Setti, che ha festeggiato ieri. Quindi, tanti auguri prof, tanti auguri ragazze, tanti auguri ragazzi. E ovviamente siamo contentissimi di festeggiare un po' a modo nostro, mettiamola così. Tra i compleanni ricordiamo anche quello famoso, dalla ormai famosa anch'essa rubrica del prof Molinari, che anche qui chissà se non ci avremo sorprese in futuro. Comunque, oggi festeggiamo Hume, un filosofo scozzese di ben 309 anni, infatti è nato nel 1711. Detti i compleanni, fatti gli auguri a tutti, iniziamo direttamente oggi. Oggi partiamo subito con un accadde oggi molto particolare e ce ne lo racconta Moira. Sì, Luca, il 7 maggio del 1824 al Teatro di Porta Carinzia a Vienna viene eseguita per la prima volta la Nona Sinfonia di Beethoven. Per gli esperti è chiamata Sinfonia in Re minore, opera 125. È un'opera unica per diversi motivi. Allora, il primo è che nella Nona Sinfonia, la Nona è la prima sinfonia nella quale viene inserito un coro. Per questo viene chiamata Sinfonia Corale. E le voci nel quarto movimento, che è l'ultimo, cantano un tema che prima è stato suonato strumentalmente. Il testo cantato dal coro viene dall'Ode di Schiller, che si intitola Alla gioia e parla di unità e fratellanza. È il famoso inno alla gioia che tutti noi abbiamo sentito, canticchiato o suonato almeno una volta nella vita e che è stato anche adottato come inno europeo a partire dal 1972. L'altra particolarità della Nona Sinfonia è che gli strumenti e le persone impiegate sono di gran lunga i più numerosi mai usati per l'esecuzione di altri brani. Infatti gli strumenti usati sono archi, legni, ottoni, percussioni e per quanto riguarda le persone ci sono voci soliste e coro per voci miste, quindi soprani, contralti, tenori e bassi. Ultima, ma non ultima di importanza, caratteristica della Nona è che la Nona Sinfonia è l'ultima composizione di Beethoven, che la scrisse quando era già completamente sordo. Si racconta che non si accorse dello scrosciare degli applausi a fine esecuzione e fu il contralto solo, cioè una donna, ad accompagnarlo e a farlo voltare verso il pubblico per ricevere il tributo. Si narra che ci fu una vera e propria standing ovation, la gente stava in piedi con le braccia alzate, buttava in aria cappelli, fazzoletti, quindi Beethoven, che non poteva sentire gli applausi, poté almeno vedere i gesti di ovazione e raccogliere così il suo grande successo. E ci colleghiamo adesso. È arrivato il momento della sorpresa. Signore e signori all'ascolto, ho l'onore di presentarvi la prima orchestra a distanza delle scuole medie Manzoni, diretta dal prof Gaddo, che ringraziamo. Siamo riusciti a far eseguire ragazzi che hanno contribuito in maniera numerosa e ne parliamo dopo, l'inno alla gioia, tratto appunto dalla Nona Sinfonia di Beethoven. Quindi adesso ce li ascoltiamo e ne parliamo dopo. Buon ascolto! Questi erano i nostri ragazzi che hanno suonato un pezzettino dell'inno alla gioia per noi. Volevo sottolineare soprattutto, intanto ringraziando il prof Gaddo per l'iniziativa, che in pochissimo tempo siamo riusciti a raccogliere. I ragazzi si sono impegnati in maniera molto complicata, ascoltando la base, registrando il flauto, quindi andando a tempo, tutto un processo abbastanza complicato. Sono riusciti a registrare, a inviarci le tracce e noi siamo riusciti a metterle tutte insieme. Per questo devo anche ringraziare un mio amico che ha fatto la parte del fonico
e ha organizzato il tutto, che si chiama Emanuele, ricercatore nerd, possiamo dire, anche musicista e all'occorrenza fonico, appunto, che ci ha dato una grossa mano per la parte tecnica. Quindi grazie Emanuele, grazie Prof Gaddo, ma soprattutto grazie ragazzi. La nostra numerosa orchestra era formata da diversi ragazzi che adesso che andiamo a leggere molto rapidamente, ma diamo il giusto spazio agli orchestrali. Quindi per la prima D abbiamo Arlin, Giovanni, Irene, Giulia, Leonardo, Davide, Ekaterina, Pietro, Ivano, Dimitri e Giacomo. Per la prima E, Daphne, Valentina, Matilda, Denise, Enis, Diana, Valentina, Christopher, Alessandro, Mattia, Giorgia, Gabriele, Andrea e Rares. Per la prima F, Erimias, Cristian, Fabio, Mattia, Mario, Dalila, Davide, Cristian, Pietro, Denise, Michele, Simone, Victor, Martina, Emma, Jessica, Ginevra, Luca. Per la prima G, Riccardo, Lucrezia, Matteo, Elia, Gabriel, Valentina, Diego, Nicolas, Beatrice, Loredan, Esther, Emilio, Diana, Vittoria, Riccardo, Ijab e Giacomo. Per la seconda E, Eleonora. E per la terza E, Giorgia, Pietro, Alessio e Tommaso. Ragazzi, siete stati tantissimi e bravissimi, veramente complimenti. E abbiamo un'altra piccola sorpresa in merito che ci accompagnerà per la sigla, diciamo. Comunque, bravi tutti, complimenti, siete tantissimi, speriamo di non esserci dimenticato nessuno. In caso ce lo fate sapere, lo aggiungeremo nella lista che troverete nella descrizione della puntata, al solito, alla fine della diretta. E detto questo, e ascoltati insomma tutti i nostri orchestrali, direi che possiamo passare alla parola del giorno, che rimaniamo più o meno in tema al solito, e ce la racconta Francesca. La parola di oggi è sinfonia, deriva dal greco e significa accordo di suoni. Nella storia della musica, una sinfonia è una composizione per orchestra, una forma musicale composta solitamente di tre o quattro parti, chiamate movimenti, che hanno ognuna un diverso carattere e andamento, indicato anche nella partitura: allegro, adagio, scherzo, minuetto, presto e così via. Compositori come Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Tchaikovsky, Mahler hanno continuamente reinventato la sinfonia con stili e strutture diversi. Può accadere che alcune sinfonie abbiano anche dei titoli e delle ispirazioni. Per citare solo Beethoven, la sua terza sinfonia viene detta eroica e ha un carattere maestoso e imponente. La sesta sinfonia ha invece il titolo pastorale e descrive attraverso la musica l'atmosfera della vita campestre. Vi ricordo infine la quinta sinfonia, di cui probabilmente conoscerete l'inizio. Il famoso motivo di quattro note che secondo lo stesso Beethoven rappresenta il destino che bussa alla porta e forse l'inquietudine per la sua sordità crescente. Torniamo però al significato della parola sinfonia. Un accordo di suoni. Esso diventa bello, ricco, interessante proprio perché ogni strumento dell'orchestra è diverso, ha il suo timbro, cioè la sua voce particolare. Il compositore, quando crea la sua sinfonia, deve essere abile a intrecciare le parti dei vari strumenti. E un'altra importante figura è il direttore d'orchestra, che ha il compito di creare l'unione fra tutti coloro che suonano, valorizzando ogni strumento e facendolo esprimere al meglio. Una classe è come un'orchestra. Ognuno suona il suo strumento, ha il suo timbro, la sua voce, il suo temperamento. Una buona classe è come un'orchestra che suona la stessa sinfonia. Rieccoci, allora, Francesca ci ha introdotto alla parola del giorno, che non poteva che non essere. Poteva che non essere, poteva che... Vabbè, sto diventando un po' Amleto forse. Comunque, è sinfonia. Ma soprattutto c'è una domanda da fare, che Francesca non ha fatto, stavolta la faccio io, che è: quando ascoltate la musica? Nel mio caso ascolto un sacco di musica quando pulisco casa e quando sono arrabbiato. Vediamo un po' voi cosa mi sapete dire e dopo la canzone che ci ascoltiamo adesso anche Francesca e Mora ci diranno la loro. Vediamo un po', ci andiamo ad ascoltare The Easton Ellis con Artificial Joy. Buon ascolto! Thank you.
Rieccoci. Abbiamo sentito gli Stone Elysis e siamo tornati. Avevamo una domanda in sospeso. Quando ascoltate la musica? Ho visto un sacco di risposte interessanti. Moira, te cosa ti ha colpito? Allora, mi ha colpito la prof Lucia Celeste che ascolta musica come te quando pulisce casa. Potreste confrontarvi sul tipo di musica che ascoltate. Io sono come Andrea, ascolto musica tutto il giorno e il tipo di musica varia a seconda dei momenti della giornata. Ma mi ha fatto molto sorridere il commento di due fratelli e sorelle che ascoltano musica quando il loro rispettivo fratello o sorella suona il clarinetto o il pianoforte, come a dire che vogliono un altro tipo di musica. E Francesca, tu che dici? Allora, anch'io ascolto musica ogni volta che posso, a dire la verità, la musica, anche la radio in generale, però mi riconosco molto nel viaggio. Quando viaggio in macchina mi piace tantissimo ascoltare musica, e in casa quando cucino mi piace molto e ballo parecchio. Volevo fare un piccolo commento su questo discorso dei fratelli, perché io ho studiato pianoforte 10 anni con un fratello in casa che odiava sentirmi studiare, più che altro perché studiare non vuol dire suonare, vuol dire ripetere tante volte la stessa cosa, quindi abbiamo fatto delle battaglie di volumi non indifferenti, perché lui alzava la sua radio in camera e io suonavo, quindi è stata una dura battaglia, ma poi ce l'ho fatta a diplomarmi, quindi capisco molto questo discorso dei fratelli. E volevo ricordare Beatrice che ha detto a danza, quindi immagino che sia una ballerina. Ci piacerebbe sapere che tipo di danza fa, magari, perché poi a seconda della danza cambia anche la musica, giustamente. E vediamo. Scusa Francesca, posso aggiungermi? Certo. Avevo letto un commento anche molto divertente. La prof Vilma Cristofolini ascolta la musica quando è arrabbiata. Quindi Vilma, che tipo di musica ascolti quando sei arrabbiata? Molto forte, metallica oppure classica? Scrivicelo che siamo curiosi. Perché c'è anche un dibattito da fare sulle emozioni, se si ascolta una musica che rimarca l'emozione che stiamo provando oppure una contraria per cambiare un po' stato d'animo, chi lo sa? Vilma, se vuoi rispondici. Ho visto anche che un paio di prof, la professoressa Giovanazzi e la Di Florio, hanno il momento istituzionalizzato proprio della musica. Quindi sì, la sera hanno a fase alterna in famiglia, decidono che canzoni sentire. Quindi abbiamo anche una varietà di musica, niente male. Ok ragazzi, grazie a tutti e a tutte al solito per i commenti e la risposta alla domanda, ma proseguiamo il nostro viaggio adesso. Andiamo a conoscere un personaggio che non ha bisogno di grosse presentazioni in realtà, e ce ne parla Moira. Il personaggio di oggi è Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, letteralmente maestro oceanico, la guida spirituale di chi professa la religione buddista. È stato riconosciuto all'età di 2 anni come la reincarnazione del suo predecessore, secondo la tradizione buddista tibetana. Quando un Dalai Lama muore, infatti, si cerca un novizio tra i bambini molto piccoli, interpretando presagi e sogni. Il novizio inizia gli studi, circondato dai saggi che lo sostengono, per diventare a sua volta un oceano di saggezza. Il Dalai Lama vive in esilio dal 1959 nell'Himalaya indiano a causa dell'occupazione cinese del Tibet. Nonostante le avversità, il Dalai Lama sorride sempre e lo dichiara: «Io sorrido sempre a tutti e se qualcuno non sorride gli faccio il solletico». Quando gli è stato chiesto come ci si sente a essere Sua Santità, con grande pacatezza ha risposto: «La mia mente è tranquilla, perché mi sento come uno degli altri 7 miliardi di individui. Li sento tutti esattamente come me». Di recente il Dalai Lama ha scritto il Libro della Gioia insieme all'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Si tratta di 2 premi Nobel per la pace, di 2 giganti della spiritualità, appartenenti a 2 mondi diversi. La loro gioia è tutt'altro che superficiale, si è temprata al fuoco delle avversità, dell'oppressione, della lotta. Entrambi ci ricordano che la gioia è un diritto di nascita per tutti gli esseri umani e che la gioia è ancora più importante della felicità. Mentre la felicità dipende spesso da circostanze esterne, la gioia prescinde da esse. È uno stato della mente e del cuore che conduce a una vita appagante e significativa.
Se cercate in rete gli incontri di questi due uomini importanti e semplici nello stesso tempo, li vedrete ridere e sorridere insieme. Sono uomini appassionati e capaci di non farsi travolgere dalle passioni. A proposito di passioni, fin da piccolo l'attuale Dalai Lama ha manifestato un grande interesse per un oggetto meccanico. Sapreste dire di quale oggetto si tratta? Seconda domanda, ragazzi. Quindi abbiamo scoperto, non c'era molto bisogno di scoprirlo, abbiamo visto anche che c'è una dedica di Moira, vero, per il personaggio? Moira? Scusate, avevo chiuso il microfono. Sì, sì, questo personaggio lo dedico a Vilma. A Vilma che dice che quando è arrabbiata ascolta musica e a Vilma con cui ho fatto una chiacchierata per poter orientarmi, ecco, sulla descrizione di questo grande personaggio che è il Dalai Lama. Grazie. Sì, diciamo che comunque ci sfruttiamo i nostri colleghi spesso e volentieri. Insomma, anzi, ringraziamo tutti per la collaborazione. E detto questo, abbiamo una domanda. Abbiamo una domanda sulle passioni del Dalai Lama. Qual era questo oggetto meccanico di cui è particolarmente appassionato il Dalai Lama? Vediamo un po', pensateci, rispondeteci. Nel frattempo noi ci ascoltiamo la terza canzone. Cambiamo decisamente stile e ritmo. Loro si chiamano The Joy Drops e questa è Roll Jordan Roll. Eccoci qua, abbiamo cambiato ritmo così, ci stava bene, ogni tanto passiamo da una cosa all'altra. Sono arrivate non troppe risposte, devo dire. Io voto per la catapulta. Vedo che anche il prof Nicolini c'ha un paio di idee interessanti, ce ne sono alcune. Vediamo un po', Francesca? Sì, siete stati troppo timidi, non si fa così. Mannaggia. Allora, Sara dice al solletico che... non è un oggetto, però forse è qualcosa che fa il solletico, ma no, non è questo. In realtà non avete indovinato, però li leggo che così ve li ricordo. Andrea Nicolini dice pallone da calcio e cubo di Rubik e Beatrice ci dice carillon. E Amedeo adesso si è buttato con il monopattino, che però non è la risposta esatta. Vediamo se arriva qualcun altro, se no passo la parola a Moira che vi dà la risposta giusta. Ma siamo riusciti
a non far danno a risposta a Michelangelo. È la stessa, è la cosa che ho pensato anch'io, ho detto Michelangelo non ha la risposta. Mamma, voleva degli indizi Michelangelo, però esatto. Vediamo se glieli vuoi arriviamo. Dare. In caso è colpa della prof Moira che è troppo cattiva. Esatto, adesso ti diamo degli indizi, ma volevo salutare nel frattempo Beatrice, il suo dolce carillon, e Beatrice è quella che ci ha mandato il disegno della radio con la chiave di violino. Allora, Michelangelo e tutti gli altri, il giovane Tenzin Gyatso era uno, possiamo dirlo Vilma, smanettone, cioè da bambino continuava ad aprire, smontava gli orologi, prendeva gli orologi meccanici, li apriva, li smontava e poi li rimontava e riusciva a farli funzionare. Si era talmente appassionato di questi congegni meccanici che dall'orologio era poi passato a un generatore di corrente che ha smontato e rimontato, e dal generatore di corrente è passato a un proiettore cinematografico e si racconta che abbia anche smontato e rimontato due automobili. Quindi Michelangelo, hai visto che roba incredibile che faceva il Dalai Lama già da bambino? E nel frattempo sono arrivati altri commenti. Alessia Di Florio dice un giradischi, Luisa Mattevi, che saluto, mette un disco, un CD, un disco, ed era l'orologio. Ecco, quindi dice Vilma, ecco Vilma, intanto la prof Vilma ti suggerisce, Michelangelo, devi leggere qualche libro sul Dalai Lama. Saluto tutti e ringrazio e oltre a un libro sul Dalai Lama, suggerisco a chi non l'avesse visto di vedere anche il film 7 anni in Tibet. Sì, l'abbiamo iniziato in qualche classe, era quest'anno o l'anno scorso, ma anche non ricordo più, vedi, ormai siamo veramente cotti. Comunque, a parte questo, vi ringraziamo per la collaborazione e magari ce l'abbiamo forse un libro poi da mettere in descrizione, mi ricordo male, del Dalai Lama. Quello che abbiamo nominato. Vabbè, lo vediamo dopo. Esatto, abbiamo il libro della gioia. Esatto. Sì. Detto questo, proseguiamo con la prossima rubrica. Ormai lo sapete, ci tocca il viaggio. E oggi anche questa, diciamo che è una tappa quasi obbligata, ma vediamo dove ci porta Francesca. In questa puntata musicale non potevamo non portarvi a Vienna. Le strade di questa città sono state infatti testimoni del passaggio di tanti grandi compositori che scelsero Vienna come luogo dove vivere. Parliamo di Mozart, Haydn, Schubert, Mahler e dello stesso Beethoven, che visse qui per 35 anni. Vienna fu per molti secoli la scintillante capitale dell'impero degli Asburgo, che diedero un grande appoggio ed impulso alle arti. Quindi, oltre a passeggiare tra i maestosi palazzi, visitare la splendida cattedrale di Santo Stefano, ammirare il castello di Schönbrunn, gustare una fetta di torta Sacher, fare una gita in battello sul Danubio, un giro nel colorato quartiere Hundertwasserhaus o sulla ruota panoramica del Prater, potrete dedicarvi a una visita delle case nelle quali hanno vissuto questi grandi compositori. Le loro abitazioni sono diventate musei che ci aiutano a conoscere più da vicino la vita dei grandi maestri, visitando le stanze che abitarono, ammirando i mobili e gli oggetti degli artisti, gli strumenti musicali, le partiture, dipinti e fotografie, ascoltando incisioni molto antiche delle loro musiche. Per completare il nostro viaggio a Vienna, potreste regalarvi un concerto in una delle bellissime sale che in questa città sono spesso ospitate in scenari incantevoli e di grande rilevanza storica. Una vera istituzione per i viennesi è il Musikverein. È considerata una delle sale concerti più eleganti al mondo, ed è entrata nell'immaginario di milioni di persone grazie al popolarissimo concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, trasmesso il 1 gennaio di ogni anno in Mondovisione. Durante questo concerto la fa da padrone la musica di un compositore viennese, Johann Strauss, il re del valzer. Ne compose circa 200, tra i quali il famoso Sul bel Danubio blu. A proposito di Danubio, questo grande fiume navigabile che ha le sue sorgenti nella foresta nera, attraversa moltissimi paesi prima di sfociare nel Mar Nero. Sapete dirci quanti stati attraversa? Rieccoci. Allora, la prof ci ha chiesto, partendo da Vienna, dal viaggio a Vienna, che la prof Gorda a quanto pare apprezza particolarmente,
che risalutiamo. Comunque non l'avevo vista prima, forse me la sono persa. Ancora auguri, prof. Comunque, detto questo, abbiamo una domanda a cui rispondere, che sono: quanti stati attraversa il fiume Danubio? Questa volta meno timidi, ragazzi, è un numero, forza. Sentiamo un po', vediamo un po' se qualcuno lo sa o lo indovina. Come al solito ci sentiamo una canzone nel frattempo. Lui è The Polish Ambassador in featuring con Katy Gray e questa è Joyride. Eccoci qua, e questa era Joyride. Allora, ho visto un po' di risposte, un sacco di numeri, e personalmente mi vedo d'accordo con Lidia, che saluto e ringrazio, che ha risposto tanti. Ma vediamo un po' se riusciamo ad andare un po' nel dettaglio, Moira.
Sì, allora qualcuno ha scritto 4, 5, Amedeo scrive 7 e poi dice no, forse sono 8, qualcuno si è alzato a 9, qualcuno è arrivato a 10. E direi che è interessante, Francesca, che ci dia tu la risposta, e non solo sui quanti, ma anche forse sui quali questi paesi attraversati dal Danubio. Sì, allora, sono rimasta stupita anch'io quando facevo la ricerca, sono proprio 10, quindi hanno indovinato quelli che hanno detto 10. Lidia dice: secondo me 10, se ho sbagliato perché non ho fatto ricerche con Google. Brava, ci piacerebbe che non faceste le ricerche, così è più divertente. In effetti vi elenco questi 10 paesi in ordine più o meno: sono Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia e Ucraina. Qualcuno l'aveva citato, Sara. E anche per piccoli tratti, però li attraversa tutti. Per esempio, in Moldavia passa solo per 570 metri dei suoi 2858 chilometri, quindi è un fiume davvero lunghissimo, è il secondo fiume più lungo in Europa dopo il Volga. Vi dico anche qualche città importante che attraversa, oltre a Vienna naturalmente, Linz, Bratislava, Budapest e Belgrado. Io ho avuto occasione di vederlo a Budapest, è davvero uno spettacolo meraviglioso. Vi ricordo anche una curiosità, che il suo delta è patrimonio dell'UNESCO, quindi è salvaguardato e protetto, e che se avrete voglia, quando potremo finalmente magari fare un viaggio, è una zona molto valida per gli appassionati di ecoturismo e giri in bicicletta, quindi potete organizzare il vostro bel giro sul Danubio, vedere dei paesaggi molto diversi, perché è talmente lungo che attraversa paesaggi molto vari e molto belli. Credo di aver detto tutto, quindi Luca, ti ripasso parola. Eccomi, allora, sì, abbiamo scoperto questi 10 stati che sono attraversati, chi più chi meno, appunto, dal Danubio, e quindi abbiamo completato quello che è il nostro viaggio di oggi. Partendo dall'accadde oggi, la parola del giorno, abbiamo conosciuto diversi personaggi, abbiamo sentito anche la vostra di musica, ma non è ancora il momento di salutarci, perché è arrivato il momento delle poesie della seconda F. Terza puntata in compagnia dei ragazzi della seconda F e della voce della prof Bella Gamba, che ringraziamo come sempre. Vi invito ad ascoltarle con attenzione, perché secondo me meritano molto, come le altre puntate tra l'altro. Quindi ci ascoltiamo le poesie e poi passiamo ai saluti. Coronavirus. La paura di oggi arriva dalla Cina. Pesta le nostre teste come un gigante, semina panico nella gente. La paura di oggi si scaccia con la mucchina. La mia paura. La mia paura, sia tenera che oscura, mi ruota intorno notte e giorno. Se non la controllo, mi controlla lei. Come un frutto del corpo sei. A volte ti faccio uscire io, ma poi da sola puoi. Paura. Io ho paura degli orsi, grossi, con unghie e denti terrificanti, con il loro ruggito da veri cantanti, tane nascoste in montagne e loro dentro, a mangiare e a dormire come dei veri orsi. Paura. Paura nera e viola. Paura con occhi rossi e cattivi. Paura racchia e sola. Tu che pungi tutti i visi con la tua rotta e vecchia spola. E rieccoci, se riesco a accendere il microfono. Rieccoci. Quindi abbiamo sentito le poesie, che ringraziamo di nuovo i ragazzi e le ragazze della seconda F per il loro contributo sempre molto interessante.
E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Quindi abbiamo qualche promemoria per voi prima, vero Moira? E qualche promemoria, sì. Allora, volevo velocemente anche ringraziare tutti per i contributi, quindi a partire da chi ha realizzato le copertine, i disegni per le copertine, chi ha suonato l'inno alla gioia, chi ha scritto queste poesie, grazie, perché vedete che più andiamo avanti più i vostri contributi arricchiscono la puntata. E segnaliamo anche che domani vi sarà arrivata la comunicazione attraverso i vostri insegnanti e le vostre insegnanti, ci sarà una diretta streaming che inizia alle 9:30, ma vi consigliamo di collegarvi già alle 9:15. È un'iniziativa del Manifesto della Comunicazione Non Ostile, a cui la nostra scuola aderisce, che si intitola «Quando a settembre rivedrò i miei compagni». Trovate il link sia sul sito della scuola, sia lo mettiamo qui al termine di questa puntata e vi invitiamo a partecipare domani. Avrà una durata di circa un'ora. Io ho il compito di ricordarvi invece il nostro indirizzo mail, che è ondemedie@ec36.it, ormai lo conoscete. Vi chiediamo sempre di mandarci i vostri disegni, i vostri racconti se desiderate, qualsiasi cosa vogliate condividere con noi, noi siamo molto contenti di riceverlo. Come avete potuto vedere ed ascoltare, più contributi ci mandate, più la radio diventa bella. Anch'io ringrazio ancora tutti i ragazzi, il prof Gaddo, la professoressa Bella Gamba, per il lavoro che hanno fatto con i loro alunni. E vi ricordo la scuola è accesa, il programma dei maestri della scuola primaria la sera, oppure sul canale YouTube della scuola trovate tutte le puntate. Stanno leggendo Matilde, quindi di Roald Dahl, quindi molto molto bello e divertente. E vediamo se ho detto tutto. Ah sì, qui sotto lasceremo dei link di approfondimento, quindi se volete curiosare e andare a scoprire altre cose, vi lasciamo dei link appunto per approfondire. E che altro? Spero che possiate godervi questo coro dell'Inno alla Gioia dal vivo, perché quando entra in mezzo all'orchestra è una cosa meravigliosa. Luca, okay. Ti passo la parola. Ringrazio Francesca, ringrazio Moira, ringrazio Claudio, ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Ci sentiamo l'11, se non sbaglio, maggio, per la prossima puntata, sì, lunedì. Prima di salutarci però, questa volta la sigla, come vi dicevo all'inizio, la nostra orchestra è stata organizzata, diciamo, mettiamola così, da Emanuele, un mio amico musicista, tra le altre cose, che tra l'altro dovrebbe starci ad ascoltare, e gli chiedo di palesarsi in chat in caso. Ciao Emanuele. E ha voluto dare, diciamo, il suo tocco all'orchestra, quindi in chiusura ci risentiamo l'Inno alla Gioia leggermente diverso, diciamo, con una sorpresa in più. Quindi grazie a tutti, vi salutiamo e ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao a tutti!